I podcast di La 7, ovunque con te. 8:30. Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Ministro Crosetto. Buonasera. Ministro della Difesa. Buonasera Antonio Padellaro, okay. Editorialista del Fatto Quotidiano. E tante domande abbiamo per Guido Crosetto, dal premierato alla giustizia, alle guerre, alle armi. Quindi state con noi subito dopo la pubblicità. Ministro Crosetto, vorrei cominciare dal premierato, perché oggi la senatrice a vita Liliana Segre ha fatto un intervento durissimo in cui ha bocciato in toto la madre di tutte le riforme, come la definisce sempre la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora la senatrice, intervenendo durante la discussione generale, ha detto che non occorrono prove di forza né sperimentazioni temerarie, che ci sarebbe un dominio assoluto del capo del governo senza contrappesi e che il Presidente della Repubblica subirebbe un drastico declassamento. E infine ha anche detto non tutto è sacrificabile in nome dello slogan scegliete voi il capo del governo, che invece è esattamente quello che Giorgia Meloni in serata ha ribadito e ripetuto. Lei che cosa pensa di questa riforma costituzionale? Come lei sa benissimo il direttore Padellaro, mi sono mai occupato di elezioni costituzionali, di diritto costituzionale o riforme costituzionali in tutta la vita. Però devo dire che non sono spaventato da qualcosa che assomiglia allo stesso sistema che abbiamo quando eleggiamo il sindaco dei nostri comuni o il presidente della nostra regione. Primo punto. Secondo, non sono spaventato perché, come lei sa, questo passaggio, la legge costituzionale richiedono più passaggi parlamentari e siccome non si raggiungerà quasi sicuramente la maggioranza dei 2/3, il Parlamento, il popolo sarà chiamato a giudicare questa legge prima che diventi legge, per cui ci sarà il referendum, abbiamo tutte le garanzie perché sia una legge che sia approvata non solo da un Parlamento a maggioranza, io spero più ampia possibile, ma dallo stesso popolo. Ciò detto, ci sono sistemi analoghi in altre parti del mondo. No, così non proprio da nessuna parte. No, analoghi nel senso che prevedono l'elezione diretta del presidenzialismo, con presidenti ancora più forti rispetto a quello che ci troverebbe in Italia. Il Parlamento conserva gli stessi poteri, anche il potere poi di sfiduciare il Premier, che si può anche dimettere. Non tocca al Presidente della Repubblica perché si parla di un'entrata in vigore di una possibile riforma dopo. Questo è falso, come lei sa. No, alla fine non per questo Presidente della Repubblica sicuramente, per cui avremo talmente tanto tempo. Le piace questo premierato? Allora, a me piace un sistema elettorale nel quale si sa qual è la persona incaricata di governare. Però non sappiamo che legge elettorale avremo, no? Certo, non sappiamo. Mi faccia vedere. E controbilanciato da un Parlamento molto forte. Io ho sempre apprezzato il sistema americano nel quale il Presidente più forte del mondo ha a che fare col Parlamento più forte del mondo. Perché il bilanciamento dei poteri si può trovare. La legge elettorale spetterà poi al Parlamento stesso fissarla. E mi auguro anche quella con la più alta maggioranza possibile, perché bisogna discutere su riforme non pensando al momento che stai vivendo, ma pensando a quello che ci sarà nei prossimi anni. Stante la necessità che noi avremo di governi, non di centrodestra, chi vincerà vincerà, autorevoli e veloci nelle decisioni, il premierato non mi spaventa. Sì, però Lilli Gruber ha citato Liliana Segre, non citato una parlamentare qualunque, l'autorità morale di Liliana Segre non è in discussione, le parole usate da Liliana Segre sono fortissime, addirittura ha detto che non siamo ai tempi della preistoria, quando c'era il capo che tutti andavano dietro, quindi
Io credo che l'appello di Liliana Segre dovrebbe essere un motivo di riflessione per Giorgia Meloni, che è stata promotrice di una riforma di questo genere, perché io credo che proprio le parole dette da Liliana Segre possono diventare il manifesto di un'opposizione a una legge, tra l'altro, che è impasticciata come nessun'altra al mondo. Lei crea una persona rigorosa, se ne occupa, la legge vedrà che fa veramente pena come legge costituzionale. Quindi attenzione, che ha parlato Liliana Segre e dovete tenerne conto. Guardi, io tengo conto di Liliana Segre, di cui ho un profondo rispetto per la sua storia e per quello che rappresenta in questo paese, e tengo conto del parere di molte persone. Liliana Segre ha usato delle parole bellissime, ad esempio nel suo intervento nei confronti della persona, del ministro che sta portando avanti questa riforma, del rispetto che ha, della considerazione che malgrado ha, questo, del rispetto costituzionale. Ha bocciato il premierato. Non le piace il premierato e ha parlato. No, ma ha spiegato perché questo premierato non va bene per un sistema democratico. No, ha spiegato perché a lei non piace questo premierato. Ha detto che lei ritiene che il Parlamento debba essere tutelato, e io ritengo che questa legge tuteli il Parlamento. Anzi, io sono per un rafforzamento del Parlamento, io sono per una separazione netta tra governo e Parlamento. Invece indebolisce il Parlamento. Sa cos'è che ha indebolito il Parlamento negli ultimi vent'anni? Fatto da tutti i governi. La decretazione d'urgenza. Che anche voi utilizzate moltissimo, come tutti i governi. Sa perché la utilizzano così? Perché i tempi di una decretazione normale, di una legislazione normale, sono drammaticamente, bisogna trovare un sistema proprio per consentire al Parlamento di farlo, drammaticamente in contrasto con la velocità che i tempi richiedono la decretazione. Sono termini complessi. Possiamo essere d'accordo. Quelli agli esperti come voi della materia. Io sono un cultore che legge sui giornali. Siccome ci sono costituzionalisti, esperti massimi di premierato e dintorni che hanno molte obiezioni e fanno molte obiezioni a questa madre di tutte le riforme, e stasera appunto anche Liliana Segre, possiamo dire che non è che nemmeno a loro piace, non è una questione di piacere o non piacere, è una questione di analizzare una riforma profonda in un sistema democratico dove non ci sono pesi e contrappesi. Spacca il paese, un'obiezione. Secondo me no, e l'ultima intenzione della Premier è spaccare il paese su una riforma che è fatta per il paese. Io ricordo aver letto molti costituzionalisti, ricordo anche quello che diceva Mortati, che mi pare che dal punto di vista del rispetto costituzionale, della conoscenza costituzionale e del rispetto alla democrazia sia stato un faro in questo paese sul premierato, per cui io sono convinto che sia interesse del governo raggiungere. Boccerebbe la Meloni in un esame di diritto costituzionale. Con tutto il rispetto per la Presidenza del Consiglio. Con tutto il rispetto per la Presidenza del Consiglio, noi andiamo avanti adesso, perché io e noi abbiamo tante domande, Ministro Crosetto. Intanto la questione della Liguria e del suo Presidente Toti, che è agli arresti domiciliari con accuse molto gravi, tra cui anche corruzione. La Meloni stasera ha detto che aspetta le risposte di Toti. Secondo lei dovrebbe dimettersi Giovanni Toti, e come fa a governare una regione stando agli arresti domiciliari? Non può. Non può, quindi è evidente che questa condizione lo obbligherà, assieme alla pressione psicologica che arriva da tutte le parti, a dimettersi. È evidente che lo farà come l'ha fatto prima di lui Pittella, arrestato alle 6 del mattino dalla Guardia di Finanza. Era Presidente della Regione, poi è stato assolto, come l'ha fatto prima di lui Loiero, anche lui costretto a dimettersi, come l'ha fatto Bassolino, per 27 anni perseguitato e poi assolto 9 volte. E potrei andare avanti Quindi una persecuzione questa nei confronti di Toti? No, io le sto dicendo, le sto portando l'esempio di persone arrestate, a cui sono state fatte accuse gravissime, che si sono dimesse dai loro incarichi di prestigio, ne potrei citare ancora altre, e poi sono state assolte. E le spiego questo non per difendere Toti,
Non voglio parlare di Toti, lei sa benissimo qual è la mia idea, non su Toti, su una vicenda molto più... Sulla privazione... Lei è uno dei pochi a destra che ancora difende Toti, io non è che sembra che l'abbiano un po' mollato. Guardi, tutti. Io difendo i principi. Sì, sì. E come lei sa, come lui sa, sia ho citato esponenti del PD, io, la privazione della libertà e la carcerazione preventiva mi ha sempre trovato contro, se si parla di cose che poi alla fine si stanno rivelando, si sono rivelate in altri casi... sbagliate al punto di assolvere perché il fatto non sussiste. Io penso che la carcerazione preventiva sia nata come strumento da utilizzare con persone veramente pericolose, con reale pericolo diffuso. Le intercettazioni che ha letto non la indignano un po'? Viene fuori un quadro abbastanza sconcertante della gestione del potere e della commistione tra politica e affari. Guardi, io mi ricordo un senatore di Forza Italia che dalle intercettazioni e dalle pubblicazioni sembrava un pericoloso collaboratore dell''Ndrangheta. Fece un anno e mezzo, Padellaro però, sì, parliamo, Antonio Caridi, fece un anno e mezzo però, in carcere scusi, e poi fu assolto perché il fatto non sussisteva. Mi affido alla sua onestà intellettuale. Signore, io mi ricordo queste cose e ho paura. Ministro, ma lei non deve ricordare queste cose, ogni perché caso no? È a sé stante. No, perché ogni caso è a sé stante. Allora, lei sa perfettamente che quello che sta uscendo fuori oggettivamente, sì. Poi vedremo, sì, vedremo se avranno dei riscontri, i tre gradi di giudizio, ma lei sa perfettamente che quello che sta uscendo fuori, insomma, questo presidente della regione Liguria che si reca nello yacht del Riccone col cappello in mano per chiedere qualche migliaio di euro, guardi, ci sono dei fatti incredibili, cioè, nell'arco di 59 minuti il primo settembre del 2021 Toti va nello yacht per Spinelli gli chiede di fare reiterare una certa concessione, 59 minuti dopo Toti chiama la sua segretaria per dire dobbiamo mettere a disposizione i documenti per i versamenti. Allora siamo davanti a un do ut des e non ci sono, ma questo è un fatto oggettivo. Scusi, concludo. Lei conosce perfettamente l'articolo 54 della Costituzione. Il ruolo pubblico va esercitato con disciplina e onore. Le sembra che questo ruolo sia stato esercitato con disciplina e onore? Guardi, quello che le dico io, le dico una banalità, non lo so se sia stato esercitato con disciplina e onore. Come non lo sa lei? Perché da una parte stiamo parlando di finanziamenti irregolari, denunciati irregolarmente, elettorali, che secondo un PM sono collegati a un'altra cosa. Esatto. Basta. Il PM andrà a dimostrare questa cosa, se dimostrerà che l'azione fatta da Toti non fosse stata fatta nell'interesse dell'ente, perché anche gli imprenditori portano avanti delle cose che sono nell'interesse della collettività, ma nell'interesse suo personale, faranno bene a condannarlo, sì, e sconterà il fio. Ma questo va... No, scusi, questo è quello che va dimostrato. Ci ho detto, a me non interessa parlare di Toti della vicenda, sì. Lo ripeto, mi interessa parlare dell'utilizzo della carcerazione preventiva nei confronti non solo di chi è Presidente di Regione, di chiunque, quando non è un soggetto pericoloso o che possa scappare, inquinare le prove, reiterare il reato. Parliamo di cose di 4 anni fa. La vicenda, poi, anche questi fatti, no? Poi vengono utilizzati questi fatti, è andato sullo yacht di un amico. Lei sarà andato sullo yacht, sulla barca... No, barca. Lei, ma io lei non mi carico sullo yacht pubblico, di un, suo, ma di un suo faccio, amico... Ma io non faccio politica e affari contemporaneamente con amici. Guardi, no, ma qui facciamo una gran confusione. Stiamo parlando di un ministro della difesa, sì, che ha un carico di entrambi, responsabilità no, enormi. Ma lei sì. Non l'avrebbe mai fatto, per quanto lo conosco. Ma se lei avesse... Guardi, che se lei avesse... Se il suo amico, che io conosco perché è a casa a Dogliani, non voglio neanche citarlo, lo vedo un giorno e mi invita a casa sul suo... Ma non per fare... chiedere finanziamenti elettorali, ma se il suo, ma faccio un esempio concreto, ministro, se il suo amico è un produttore di armi, sì. E poi lei, dopo che è stato, sì, sul suo yacht, sì, gli dà un incarico, una commissione di compravendita sì, di armi, abbiamo un problema, siamo d'accordo, sì, su questo? Sì, ma però, bene, no, chiudiamo, sì, però lei chiudiamo. No, perché è molto importante. No, lei, adesso però, le dico io no, nel, sì, senso che no, se no, non parlo di... No, non possiamo fare un... No, e però le dico, però questa cosa va dimostrata quando io le dico... Ma siamo d'accordo, se siamo d'accordo, però lei dice una cosa importante e io la fermo. Se siamo d'accordo significa che
è giusto giudicare una persona su un teorema che magari a processo... Ma che teorema? Ma lei non deve dire teorema quando c'è una magistratura che ha indagato per quattro anni e sta indagando... La informo che fin quando non c'è un giudizio è un teorema. Ma certamente, cioè, non è dire. Scusi, ministro. Quello che in tanti si chiedono è se i politici, siccome hanno una grossa responsabilità pubblica e rappresentano i cittadini, non debbano fare un passo indietro quando vengono coinvolti in quello che sembra, nel caso specifico, un grandissimo scandalo. Ma lasciamo stare, ho capito il suo punto di vista. No, però io sono sicuro che farà alla fine, viste le pressioni, visto intanto è agli arresti domiciliari, quindi non può neanche fare il suo compito, quindi il problema gliel'hanno già tolto, l'hanno obbligato a dimettersi. Gli ho citato però degli esempi. Però guardi, abbiamo questo discorso da decenni. Visto Pittella ieri sera in una trasmissione. Non l'abbiamo visto, pensate all'immagine pubblica che queste cose e anche al discredito immeritato spesso per la classe politica. Mi scusi, ministro, io capisco che la sua posizione, però difendere l'indifendibile diventa un po' anche responsabilità diretta. Dico solo una cosa, di cui ho stima. Lei sa perfettamente che la mia posizione non è una posizione facile, difatti sono l'unico che tiene questa posizione. Lei sa anche perfettamente che la tengo da sempre. Da sempre i confronti di chiunque, cioè, per cui è una posizione di principio, in difesa non di tutti, di alcuni principi che per me sono fondamentali e che sono quelli che fanno, poi ho finito, ma ci tengo veramente, che fanno scontrare politica e magistratura. Dobbiamo trovare una soluzione per cui il magistrato possa indagare, rinviare a giudizio, condannare e far mettere in galera come merita qualunque persona corrotta approfitti della sua posizione. Io ho fatto ieri Ma tra un po' non avranno più le possibilità. Ho parlato ai giovani ufficiali delle forze armate e gli ho detto: voi non siete persone normali perché portate una divisa, e portando quella divisa voi, quando la portate, rappresentate lo Stato. Vale per gli ufficiali giovani, vale per chi fa il sindaco, vale per chi fa il ministro, vale per chi fa il presidente di regione. Su questo poi parliamo anche dei generali che rappresentano lo Stato. Ministro, ecco, però giustizia, lei prima ha detto, parlando della magistratura, io ho paura. Ora, siccome lei lancia allarmi abbastanza frequentemente, l'ha detto poco fa, parlando appunto dei magistrati con la carcerazione preventiva, eccetera, eccetera. Lei intanto ha detto che quello giudiziario è un potere senza più controlli, in cui anche un singolo PM, se arrabbiato con qualcuno, può distruggerlo, e chiede garanzie. Dove sono questi? Dov'è questa magistratura che distrugge le persone? Perché bisognerebbe fare... non mi rilega più i nomi. Ne aggiungo centinaia di migliaia di altri. Dunque, la giustizia in Italia fa schifo. Allora. C'è un disegno... Descrivendo però un sistema giudiziario in questo paese che ha un disegno per delegittimare la politica. Qual è allora? Non mi faccia dire, perché anche lì la frase che lei ha citato, io dico: basta un unico magistrato. Mi dica che cosa teme concretamente, siccome poi lei ha detto rischi per il governo a causa dell'opposizione giudiziaria. La stessa cosa che voi dite di temere con una riforma costituzionale che dia troppo potere a qualcuno. Voi chi? Voi dicevate prima di temere la riforma costituzionale che è in testa la Meloni per il potere che dà al Presidente del Consiglio, giusto? Ecco, perché voi pensate, come penso io, che i poteri che qualcuno di noi ha come servitore dello Stato debbano avere degli equilibri. Quindi la magistratura ha troppo potere. No, non sto dicendo, non ho detto la magistratura. Sto dicendo che va trovato un modo per cui una persona che impazzisse, che faccia il ministro, che faccia il generale, che faccia il magistrato, non posso utilizzare quei poteri per interessi personali o per danneggiare una persona per problemi politici. Il Consiglio Superiore della Magistratura. Lei ha visto le statistiche di quanti il CSM ha mai... Le viene da ridere, quando il CSM ha mai condannato... Per capirci, sennò facciamo confusione. Quindi questa magistratura ha
troppo potere, no, e ci sono troppe persone che rispetto, a un certo punto impazziscono. Lei ha detto così. No, non l'ho detto bisogna così. Cautelarsi rispetto a chi perde la testa. È troppo intelligente per pensare che io accetti che dico una cosa che non ho detto. Ma io devo riassumere e chiarire. No, questo che la riassumere così non va bene. No, io ho profondo rispetto per questa magistratura, per la stragrande maggioranza dei magistrati che fanno un lavoro molto difficile da fare, lo fanno con serietà e di cui mi fido. Ho visto alcune persone utilizzare il potere della magistratura, vi ho fatto il nome, elenchi prima, posso farne altri, in modo che mi preoccupa. Sì, ma le sue delegittimano tutto il corpo giudiziario. No, io non voglio delegittimarlo. Ma se lei dice quello che dice... Se lei legge tutte le frasi e non le strumentalizza, leggerà che io ho detto all'ANM, date voi la soluzione. La tutela con cui garantire qualunque cittadino la dovete dare voi, la dovete indicare voi, spetta quello. Io non ho proprio nulla e non mi piace. Voi pensi che è divertente essere l'unico che viene, vendono la mia faccia perché ho le precette. Perché sembra di vivere in un paese dove c'è la magistratura, vive nel vuoto, in una specie di anarchia. Ma la magistratura, l'ordine giudiziario, ha una serie di al suo interno di pesi e contrappesi. Poi voglio dire una cosa, esistono anche gli avvocati difensori. Per fortuna. Per fortuna ma io leggo cosa dice Cagliazza. Lei sì, però legga cosa dice Cagliazza, che è una persona al di sopra di qualunque. Andiamo avanti, che lei è il ministro della difesa. Andiamo avanti. Lei come ministro, la mia preoccupazione è che lei come ministro della difesa, quindi con un'enorme responsabilità sulle spalle, le ha belle grosse, lei si occupi da mesi soltanto della magistratura. Le assicuro, le assicuro che me ne occupo un'ora al mese e in quell'ora lì ne parliamo per giorni. Ne parliamo per giorni, ripeto, perché le sue parole sulla magistratura sono state e sono molto forti lei che ha studiato, si ricorda il tafano aristotelico, no? Faccio il tafano aristotelico per punzecchiare la magistratura a migliorarsi. Io leggo, cerco di capire e poi le chiedo. Senta Ministro, e le chiedo, veniamo alle guerre. Perché lei è appunto ministro della difesa, pensa anche lei che l'Ucraina sia al collasso e che stia perdendo la guerra con la Russia? Penso, e lo dico da mesi, che l'Ucraina sia in difficoltà per un semplice motivo. Le guerre sono delle equazioni non romantiche, ma matematiche. Se io ho più uomini, ho più armi, ho più aerei, ho la certezza di vincere sul lunghissimo periodo con chi ha meno uomini, meno armi, meno aerei. Ed è il motivo per cui in questi anni è stata aiutata l'Ucraina, perché l'unico modo con cui poteva resistere all'attacco russo era se qualcuno dall'esterno... Però adesso sta perdendo la guerra, no? Lo dicono gli stessi ucraini. Adesso sta subendo in alcune parti del fronte una... un'avanzata russa, cosa che era chiara... Quindi conveniva negoziare prima invece di aspettare centinaia di migliaia di morti e distruzioni. Il tema è che per... È come per sposarsi, bisogna essere in due. E se l'interlocutore non ha alcuna intenzione di sedersi a un tavolo per trattare, non ha alcuna intenzione di liberare le zone russofone, ma ha come idea quella di conquistare l'Ucraina, non troverai mai un tavolo di pace. Però lei esclude che l'Italia invierà mai delle truppe di terra in Ucraina a combattere? Glielo chiedo perché oggi, dopo la Francia, l'Estonia ha detto che loro sono pronti. Sì, sono altre nazioni, l'ho escluso io, l'ha escluso il Presidente del Consiglio, l'ho escluso il Ministro degli Esteri, l'ha escluso tutto, ma lo esclude la nostra Costituzione. Quindi... Mandiamo armi, ma non mandiamo uomini mandiamo a combattere aiuti, lì. Stiamo lavorando parallelamente. Tra gli aiuti ci sono anche le armi, ovviamente. Per difendersi, vorrei vedere. Sì. Certo. Parallelamente stiamo, da quando mandiamo aiuti militari, stiamo parallelamente impegnandoci per cercare di aprire questo tavolo. Io dico, anche qua da un anno, mi dispiace ripetermi, noi potremmo aprire un tavolo il giorno che la Russia smetterà di lanciare attacchi, cosa che fa quotidianamente. Le dico solo questo dato. Ogni giorno oltre 10.000 granate vengono lanciate sull'Ucraina. Ogni giorno, non sono mai cessate dall'inizio della guerra. Le guerre, come diceva lei all'inizio, sono questo. Vediamo quella a Gaza, vediamo quella in Ucraina. Lei lo sa però che il 60% degli italiani è contraria all'invio di altre armi in Ucraina. Non la preoccupa? Io devo fare... quello che
il Parlamento mi ha dato il potere di fare, tra cui rispettare le convenzioni e gli accordi internazionali e assumere responsabilità. La gente a cui lei ha fatto quella domanda è gente che vorrebbe finisse la guerra, cosa che io vorrei finisse dall'inizio. Io vorrei, no, le chiedevo se la preoccupava, sono sondaggi, non mie domande ovviamente. Prima di iniziare la trasmissione cosa le ho detto? È un periodo difficile soprattutto dal punto di vista psicologico e personale, sì, perché queste sono responsabilità che cadono su una persona, perché qualcuno deve farlo e perché molto spesso fare la cosa giusta può anche procurare sofferenza, e questo è uno di quei casi. Certo. Senta, Ministro, veniamo al clima così che lei stesso dice pesante, preoccupante. Veniamo alle contestazioni recenti, no? Abbiamo visto le contestazioni alla Ministra Roccella di giovedì scorso, ieri lo scrittore Stefano Massini al Salone di Torino è stato strattonato, insultato da un neonazi che gli ha detto che lui non poteva parlare male di Hitler, eccetera, eccetera. E siccome sul caso Roccella la destra ha detto nessuno dall'altra parte esprime parole di solidarietà, e che invece ci sono state, non abbiamo sentito da destra verso Massini delle parole di solidarietà. Lei vuole esprimere? Trova la mia su Twitter di ieri. E quindi lei esprime solidarietà? Io la trova scritta, non oggi, ieri. Ecco, ma io scritta, non sono su Twitter e quindi non l'ho letta. Gliela mando dopo. Ho detto che qualunque persona ha il diritto e il dovere di esprimere la propria opinione senza essere con qualcuno che la pensa, senza che gli si impedisca di farlo, che sia un ministro, che sia uno scrittore, che sia un operaio, chiunque, che sia uno studente. Il problema è se questa cosa diventa violenta, e il problema è che l'opinione contraria non può essere portata con violenza. Ma pensa anche lei, come la Meloni, che ha detto stasera in piazza ci sono provocazioni, per poter dire poi che il governo è autoritario? Se l'ha detto ha gli elementi per dirlo. Io quando vedo dei manifestanti che vanno contro la polizia armati con bastoni, in modo che non farsi riconoscere, iniziano a picchiare, probabilmente ma quelli non erano i ragazzi che hanno contestato la Roccella, siccome la Roccella, tutto il governo ha detto censura. Io sto parlando di cose molto gravi. Quella è stata impedire a una persona di parlare. Massini alla Roccella è un errore che va sempre condannato. Il potere di Massini è molto diverso da quello di un ministro del governo. No, ma non vede troppi manganelli della polizia. No, ma glielo dico, lei è una persona, faccio finire così. Cioè, il problema dei manganelli contro gli studenti, ci saranno anche i provocatori, non è una cattiva gestione dell'ordine pubblico. Cioè, c'è un modo di gestire l'ordine pubblico che non faccia vedere sempre queste immagini della polizia con i casi. Guardi che è brutta come immagine. Io conosco abbastanza bene sia il ministro degli interni, sia il capo della polizia, sia la polizia. Noi abbiamo centinaia di manifestazioni ogni giorno. In centinaia di manifestazioni ogni giorno non succede mai nulla, e non succede mai nulla perché la maggioranza dei poliziotti hanno una pazienza superiore alla mia e alla sua, che probabilmente in casi, e alla sua di sicuro, che probabilmente in casi simili reagiremo peggio. Poi ci sono casi in cui c'è una tale violenza che hanno una reazione che chiunque noi avrebbe, perché intanto devono anche tutelare se stessi, e sono normalmente quelli che poi vanno in galera per eccesso di difesa. Ma io non sto dicendo nulla contro i poliziotti che stanno in piazza, io sto dicendo un'altra cosa, dicendo che esiste, abbiamo vissuto tutti, lei era forse molto più giovane di me, gli anni del 68, il 70, quando c'era, in momenti brutti per il paese, c'era però una gestione dell'ordine pubblico che era molto più misurata. Io le dico che il ministro Piantedosi e il capo della polizia sono persone che hanno il rispetto per la democrazia e per le persone e per gli studenti che abbiamo noi. Quindi le metto la mano sul fuoco. Ci ho detto, io una cosa non condivido, ma non è sul... Rapido. Guardi che sono periodi che stanno arrivando a quelli che lei richiamava. Guardi, c'è un insieme di tensioni che derivano da molte spinte. Gli anni di piombo, al terrorismo, sto dicendo che ci sono talmente tante spinte contrapposte che mettono insieme diverse cose,
che a me preoccupano molto dal punto di vista della tenuta sociale dell'ordine pubblico. Quindi, ha degli elementi per dire questo, oppure una sensazione? No, è un insieme di preoccupazioni derivante da una serie di elementi che lei ha da ciò che vedo, da come vedo peggiorare il clima fuori dall'Italia, perché quello che sta succedendo a Gaza succederà. No, ma noi parliamo dell'Italia. No, no. Lei è preoccupato che in Italia potremmo tornare agli anni del terrorismo, anni di piombo? Anni di piombo, per fortuna non abbiamo le Brigate Rosse, ma sono preoccupato che il clima internazionale scarichi anche localmente, anche nazionalmente, delle tensioni a cui non eravamo più abituate. Guardi solo l'impatto che sta avendo la vicenda Gaza e quello che succederà nei prossimi giorni, certo, a Rafah avrà un impatto ancora più grande. Però gli studenti universitari sono un'altra cosa, ragazzi che possono essere i nostri nipoti. Allora, frange di estrema destra e di estrema sinistra che però continuano a permanere. Vi devo fermare perché devo fare una domanda e voglio fare una domanda sul generale Vannacci. Anche allora. Lei. Bisogna, no? Visto che è candidato, capolista della Lega in due circoscrizioni, siccome lo scorso febbraio, dopo un'inchiesta interna, lei lo ha sospeso dopo la pubblicazione del primo libro, le voglio chiedere, secondo lei Vannacci renderà più onore all'Italia da europarlamentare oppure da generale? Che cosa dobbiamo fare con Vannacci? Io ho parlato poche volte del generale Vannacci per quello che competeva al mio ruolo di ministro della difesa e del fatto che lui facesse parte della difesa. Oggi lui è il dottor Vannacci, nel senso che è il candidato di un partito politico, tra l'altro alleato di Fratelli d'Italia, che si candida alle europee. In questi giorni, applicando la legge, non ha incarichi all'interno delle forze armate, quindi sta facendo campagna elettorale, quindi adesso non è più una lei cosa di sospeso. Cui io devo occuparmi. No, questo era stato sospeso prima, ma non penso che verrà eletto, per cui si metterà in aspettativa. Comunque, lei ha avuto delle parole forti che io personalmente che condividiamo, cioè insomma le rivendichi. Io non ho avuto parole forti sulla persona. Io, e molti non mi hanno capito, ho il dovere di tutelare l'istituzione che pro tempore rappresento. E ho cercato di spiegare, come ho detto prima, che chi porta una divisa deve essere percepito come terzo. Non significa che non deve avere idee, non significa che non sia giusto che ha le sue idee, che non c'entrano nulla le idee di Vannacci, uno magari può sottoscrivere al 200%, è un'altra cosa. E faccio sempre questo esempio, abuso della sua trasmissione per farlo. I due carabinieri che portano in salvo dalla folla che vuole linciarlo un pedofilo che ha fatto una violenza a un bambino, odiano quel pedofilo più di quelli che vogliono linciarlo. Probabilmente se non avessero la divisa sarebbero tra quelli che vogliono linciarlo, però fatto di aver la divisa gli impone, visto che rappresentano lo Stato, di avere un comportamento terzo. Questo è quello certezza. Che dico io. Lei non voterà per Vannacci, questo lo possiamo dire. Sono di un altro partito. Dei Fratelli d'Italia. Sì. Senta, ma torno un attimo, perché siccome sulla guerra in Ucraina, siccome Zelensky oggi ha detto che gli servirebbero due sistemi SAMP-T, l'Italia li invierà, li fornirà, perché in serata la Francia ha detto che a Kiev manderanno un nuovo lotto di missili per il sistema SAMP-T. Come lei sa, è segretato, il decreto è segretato, quindi non posso parlarne. Le dico solo che l'Italia farà quello che deve fare. Ma perché non desecretarlo? Cioè, gli altri stati europei è una scelta che hanno preso due governi prima di me. Che e lei non vuole cambiarla? Porto avanti, anche perché non voglio dire all'avversario. Ho capito, gli altri lo fanno. Va bene, pubblicità. Lei a me inviti qualcuno. Siamo in chiusura, grazie Ministro Crosetto di essere stato con noi e ovviamente buon lavoro, grazie Antonio Padellaro. Ricordo che è uscito adesso il tuo nuovo libro Solo la verità, lo giuro, giornalisti, artisti, pagliacci, pubblicato da PM. Grazie spettatrici e spettatori, restate con noi, Lina Giovanni Floris al suo di martedì e noi come sempre domani 8:30. Arrivederci. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.